Siamo qui ad Agri Levante e anche in questa occasione presentiamo una serie di attività molto importanti. Una delle principali è Meccagri Jobs, l'attività che facciamo con i ragazzi delle quarte e quinti istituti tecnici, istituti agrari, per presentare le possibilità occupazionali che ci sono nel mondo della meccanica agricola. Soprattutto lanciamo il messaggio che ci sono 3.000 posti di lavoro disponibili oggi da parte di commercianti, di costruttori, di controterzisti che hanno bisogno di tecnici qualificati per la meccatronica e per tecnici venditori. Queste occasioni di incontro con le scuole poi proseguono attraverso le attività di Adotta una scuola, dove i nostri concessionari fidelizzano il rapporto con gli istituti scolastici del territorio e si organizzano per prendere in stage i ragazzi, anche in base all'accordo che abbiamo con il MIUR per l'alternanza scuola-lavoro. Quest'anno abbiamo anche presentato qui in fiera l'Officina Live, che sta prendendo sempre più corpo, visto e considerato che, anche se siamo in attesa del decreto attuativo, la revisione sarà imminente e quindi bisogna sapere come intervenire sulle macchine intanto ante 73 e poi via via negli anni tutte le altre successive macchine per metterle a norma e per prepararle per la revisione. Ovviamente ci auguriamo che le associazioni di categoria degli agricoltori comprendano sempre di più che far morire la gente in agricoltura perché non è passata la revisione e quindi le macchine non sono state adeguate è veramente una cosa non degna di associazioni così importanti.